Ma la roba della ricetta l'hai presa? Mamma mia, mi sono dimenticata, Dio Alessia. Cristian. No, no, vabbè, non c'è nessun problema, ce la faremo lo stesso a farlo. Buongiorno amici del mio canale, bentornati al nostro solito video settimanale. Come sempre vi ringrazio, abbiamo raggiunto i 70 iscritti, abbiamo avuto un leggero, come si può dire, un leggero stallo proprio durante le vacanze, anche se non mi seguite, va bene, l'importanza è che continuate a iscrivervi. Oggi ricetta semplicissima, velocissima, come sempre. Allora, abbiamo un nuovo cameraman, oggi mio zio che riprenderà, speriamo sia bravo come mia mamma. Cosa serve? Allora, cosa faremo oggi? Le tortillas, sane, sanissime. Cosa serve per una tortillas? Allora, ci servono esattamente 80 grammi di farina. Prego, avvicinati pure, avvicinati, vieni, vieni. Allora, 80 grammi di farina. Poi ci servono 10 grammi di olio extravergine di oliva. E 35 grammi di acqua. Il metodo è semplicissimo. Allora, per prima cosa mettiamo la farina. Ovviamente vi consiglio di setacciarla se non volete grumi. Comunque solitamente non dovrebbero formarsi. Mettiamo anche l'acqua e l'olio. E ora mischiamo tutto bene fino a formare una pallina. Perfetto, ragazzi, abbiamo fatto la nostra bella pallina. Cerchiamo di lasciare meno scarto possibile. Adesso, prima di fare la tortillas, la mettiamo nella carta, questa qua, la velina, e la mettiamo minimo dai 10 ai 20 minuti in frigo. Ci vediamo dopo. Vale. Ok, amici, perfetto. La tortillas è qua, è riposata ancora sì, i nostri 10 minuti. Ma prima di tirarla fuori, come condire la tortillas? Ognuno può fare la tortillas come preferisce, giustamente. Io vi do il consiglio salutare. Allora, come la condirò? La condirò con mezzo peperone rosso e il tacchino. Sono 80 grammi di tacchino. Per prima cosa mettiamo il tacchino a cuocere, ovviamente senza nulla, semplicemente così. Beh, già l'ho tagliato bello fine, niente, lo mettiamo in padella. Ok. E ci vorranno i soliti 10 minuti. Mi raccomando, ben cotto il tacchino, perché se non è cotto non fa bene. Per caso il tacchino va sempre bene. Nel frattempo, mentre qua c'è il tacchino, noi stendiamo la nostra tortillas. Eccola qua. Mio consiglio è di prendere un bel mattarello e di stenderla il più possibile. Allora, il mattarello ho steso, come potete vedere, certo, se date una forma un po' più tonda, un po' più pignola, è sempre meglio. L'importante è che sia ben stesa e bella grande. Nel frattempo il nostro tacchino sta cuocendo. Ci vorranno ancora 5 minuti. Una volta cotto il tacchino, vi farò vedere la preparazione della tortilla. Perfetto, ragazzi. Allora, il tacchino è pronto. Momentaneamente spegniamo 2 secondi, se no stringiamo per niente. Lo mettiamo insieme ai peperoni qua. E dopo lo tagliamo, se volete un consiglio, a fette più piccole. Nel frattempo, senza stare a sporcare un'altra padella, diamo una veloce pulita con la spugnetta, giusto di togliere il grossolano. E ora è il nostro momento della tortillas. Mi raccomando, non usiamo né olio né niente. La mettiamo semplicemente nella padella così e vedrete come esce fantastica. Allora. Ok. Perfetto. Abbassiamo leggermente la fiamma perché era già calda da prima, cioè non dobbiamo farla strinare. Comunque, nel frattempo che cuoce, la ricetta è quasi pronta. Tagliamo piccole rondelle il nostro tacchino. Ok? Solitamente io lo faccio con insalata e tacchino a fette, però oggi ho voluto cambiare, va benissimo anche così. Comunque, la verdura c'è e la carne pure. Nel frattempo, se avete a casa anche della maionese light, ne mettete un bel cucchiaino. Mi raccomando, deve essere quella light, non mettete quella normale perché sennò non va bene. Esce come una piadina, solo che è fatta da noi e contiene ovviamente meno additivi, è più sana, diciamo, molto buona, eh? Ovviamente senza sale, se voi volete potete metterlo, non c'è problema. Io come sempre mangio sempre senza sale, lo sapete benissimo. Che a me il sale non piace. Ottimo, ragazzi. Allora, la tortiglia o piadina, come volete voi, è
è pronta, adesso ve la faccio vedere. Farcita. Allora, per prima cosa mettiamo il nostro cucchino di maionese light senza problemi. La mettiamo tutta bene. Ha un sapore molto più dolce rispetto alla maionese normale, però in cambio fa meno male ovviamente, ragazzi. Bisogna sacrificarsi. Ecco qua. Poi ci mettiamo a scelta, possiamo anche fare un misto, e mettiamo i peperoni e un po' di tacchino. Mi raccomando, bene sparso, eh. E voilà. Ok, prendiamo un piatto bello pulito. La mangiamo ovviamente, allora la chiudiamo in stile kebab, così. Io solitamente la mangio così, molto buona. Dopo diamo il boccone, vabbè, adesso non vi faccio vedere a mangiarla, mangio dopo. Voglio dirvi una cosa essenziale: alla fine del video, come sempre, troverete le informazioni nutrizionali. Alla fine del video metterò le informazioni nutrizionali della sola tortilla, dato che voi potrete condirla, come spero sappiate, con ingredienti sani, eccetera. Mentre sotto il video metterò le informazioni nutrizionali della tortilla con dentro i peperoni e il tacchino più il cucchiaio di maionese light. Grazie. Tanti like e iscrivetevi per la prossima. Mi raccomando.